Dei colpi di fucile. Calibro 5,56. Come quello di Kallen. Avrà sparato ad Asakim. Solo se costretto. Continuiamo a camminare. Abbiamo le immagini dal drone. E un elicottero sta andando a recuperare la nostra squadra. Non arriverà mai in tempo. Bill, il drone è armato? Sì, ma non abbiamo l'autorità per ordinare un attacco. Ma Dugan ce l'ha. Su, proceda. Signore, se ordiniamo un attacco non autorizzato sul suolo siriano usando il nome del sottosegretario della difesa, noi... E se non lo facciamo, i nostri sono morti. Bill. Io non ho mai ucciso nessuno. Non le sto chiedendo di uccidere qualcuno. Ma se ora ordino il lancio di un missile dal drone... E se prima sparassimo un colpo a vuoto? Magari un avvertimento potrebbe metterli in fuga. Ma perché abbia un minimo d'effetto deve cadere molto vicino a loro. Potremmo colpire la zona di mezzo tra i due gruppi, se non altro i nostri guadagnerebbero tempo. D'accordo, tentiamo. Ma se non funziona, manderò dritti all'inferno quei bastardi in un secondo. Sì, signore. Che diavolo era? Quello, amico, era un regalo insperato. Chiama i tuoi, Asakim, o saranno uccisi tutti. Nessuno di noi ha paura di morire. E voi? La mia non è paura, è decisamente un'avversione. Portate via Kenshi. Credo che il prossimo cadrà molto più vicino. Io vi copro, andate. Forza, Dix. Andiamo. Via, 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 via. Coraggio, piccola! È la tua ultima possibilità! Vai, lo hai, Benson! Allora! Il velivolo di soccorso è ancora distante. Lanci il missile sui ribelli, Bill. Signore, lo faccia. Non lo vedo. G! Kallen! Oh.